Buonasera, sono Sergio, padre Sergio De Angelis, sono qui nella parrocchia di Santa Petronilla e sono della congregazione dei figli di Santa Maria Immacolata. Oggi la liturgia ci propone dei martiri meravigliosi, San Carlo Luanga e compagni vengono dall'Uganda e sono stati martirizzati in Uganda. Spesso i tiranni abusano del loro potere e ritengono di poter disporre arbitrariamente dei loro sudditi e cercano di soffocare le voci che ricordano il dovere di dare a Cesare solo ciò che è di Cesare, mentre solamente Dio va adorato. Alla fine la fede trionfa sempre sulle tirannie. La luce che si è cercato di nascondere sotto il moggio risplende sempre nella casa. La Chiesa è responsabilità nostra. Un giovane laico di 20 anni, San Carlo, dirigente della Chiesa in periodo di persecuzione, ecco una testimonianza per ricordarci che tutti i cristiani devono assumersi la loro parte di responsabilità nelle loro comunità. Fra l'altro è un martirio ecumenico. Il popolo dei martiri è formato da anglicani e cattolici. Insieme con il loro sangue testimoniano l'unità dei cristiani e ci esortano a lavorare attivamente in essa o per essa. Il Vangelo di oggi l'avevamo letto alcune domeniche fa, se ricordate, dopo di Pasqua. È la testimonianza di Pietro, è preso dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? Gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Detto questo, aggiunse: Seguimi. Vedete, è un brano del Vangelo che a volte è commovente senz'altro, la fede di Pietro, di un cuore trafitto, da un cuore cosciente di aver peccato, di un cuore cosciente di aver tradito, che ritrova l'amore di Cristo. Solo la terza volta, quando lui si rende conto di essere amato, veramente risponde: Signore, eccomi, eccomi. Tutto dipende da te. Tu sai tutto, Signore, tutto dipende da te, non da me. Le prime due volte l'ha detto come se dipendesse da lui amare. No, dipende dal Signore che ci ama. Dobbiamo sentirci amati per amare, e è questo quello che oggi il Signore vuole da noi. C'è una carenza di amore che è tremenda, a volte regna solo e unicamente l'egoismo. Sentiamoci amati dal Signore, un Signore che ha dato la vita per noi, un Signore che ogni giorno ci ricorda: Io ti amo e sto con te. Sappiamogli rispondere con generosità e con, direi, la capacità di trasmettere questo amore agli altri. Che il Signore ci benedica, ci aiuti e ci protegga sempre. Amen. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.